Quello lì deve essere fuori di segno. Riseguitelo! Via, dannazione! Eccolo! Fermatelo! Pagano! Deve correre così. Si sarà nascosto da qualche altra parte in città. Che posso dire? È scomparso. Vi prego, avete del denaro? Quell'uomo. Altair, come procede la caccia di Garniero? So quando e come colpire. Dividi con me ciò che sai, dunque. Risiede e opera nell'ospedale del suo ordine, a nord-ovest. Girano voci di atrocità commesse tra quelle mura. Pare che il Cerusico si diletti nel fare esperimenti su cittadini innocenti, molti dei quali rapiti e portati qui da Gerusalemme. Astuto. Prendendo i soggetti da un'altra città, evita di sollevare troppi sospetti qui. Ma tornando alla questione, qual è il tuo piano? Garniero resta per lo più nei suoi alloggi all'interno dell'ospedale, benché occasionalmente esca per visitare i pazienti. È durante una di queste visite che colpirò. È evidente che ci hai riflettuto. Ti do licenza di andare. Rimuovi quest'onta da Acri, Altair. Forse aiuterà a mondare la tua. Resta qui finché non sarai pronto per la missione. Thank you.
Puoi stare qui. E così egli ci punisce, mandando orde di guerrieri pagani alle nostre porte. Ma Dio è anche misericordioso. Santo cielo, che cosa sta facendo? Del male, e quando succederà non andrò certo da passa per la testa. L'avete visto? No, aiuto! Aiutatemi! Aiutatemi! Vi prego! Dovete aiutarmi! Basta, figliolo! Ti ho chiesto di prelevare il paziente, non di ucciderlo. Avanti. Avanti, andrà tutto bene. No. Su, no. Dammi la mano. Non mi toccate. Vi prego. Ricaccia la paura, altrimenti non posso aiutarti. Aiutarmi? Come avete fatto con gli altri? Avete preso le loro anime. L'ho visto. L'ho visto. Ma la mia no. No. Non l'avrete! Cerca di controllarti. Credi che questo mi faccia piacere?
Credi che voglia farti male? Ma non mi lasci altra scelta. Ogni sua parola nasconde un secondo fine. Sono tutte bugie e inganni. Non sarà contento finché non ci chineremo tutti dinanzi a lui. Non avresti dovuto farlo. Riportatelo ai suoi alloggi. Tornerò quando avrò finito di curarmi degli altri. Non potete trattenermi! Fuggirò di nuovo! No, infatti. Spezzategli le gambe. Mi dispiace, figlio. Non avete altro di meglio da fare? Ti senti meglio oggi? Che cosa volete? Solo aiutarti. No, volete farmi del male. Non avete fatto altro da che mi avete condotto qui. Il fatto stesso che tu possa condurre questa conversazione dimostra che hai compiuto dei progressi. O dimentichi lo stato in cui versavi. Non riesco a ricordare il passato. Tutto è nebbia. Ah, col tempo tornerà. Poi capirai. Dicono che ora cammini. Notevole. Era così tanto. Quasi dimenticato. Come? Magnifico. Non capisco. Come mai mi aiuta? Perché non lo farebbe nessun altro. Si muove. Poi mi invito te. Rimpeggio il passato. Se lo stai, allora riposa. E come ti senti? Che cosa mi avete fatto? Ah sì, buoni. In principio fa male. Nego. Un piccolo scotto da pagare. Nel tempo ne converrai. Voi siete un mostro. M'hanno detto di peggio. Le gambe. Bastardo. Mi avete rotto le gambe. Era per il tuo bene. Stavi per scappare. Dove poi? Statemi lontano. Un giorno rideremo pensando a tutto questo. Io vi ucciderò. Ne dubito. Liberatevi del fardello. Ora avrò riposo, Il sogno senza fine mi chiama. Ma prima di chiudere gli occhi, devo sapere che ne sarà dei miei figlioli. Coloro che avete fatto soffrire con crudeli esperimenti, ora saranno liberi di tornare alle loro case. Case? Quali case? Le fogne? I bordelli? Le prigioni dalle quali li ho tirati fuori? Avete preso quelle persone contro la loro volontà? Sì, per quanto poca potessero averne. Se è in vero così ingenuo, accontenti un bambino piangente solo perché frigna? Ma voglio giocare col fuoco, padre. Che cosa gli diresti? Fa come credi. Ma la tua risposta lo farebbe ustionare. Quelli non sono bambini, ma uomini e donne cresciuti. Nel corpo, forse, ma non nella mente. Era quello il danno che cercavo di riparare.
Lo ammetto, senza il manufatto che voi ci avete rubato, i miei progressi sono rallentati. Ma ci sono altre, misture ed estratti. Le mie guardie ne sono la prova. Erano dei pazzi prima che li trovassi e li liberassi dalle prigioni della loro stessa mente. E alla mia morte, pazzi ritorneranno. Credete davvero di averli aiutati? Non è ciò che credo, è ciò che so. Quali nuove, Altair? Garniero è morto. Allora dovresti tornare a Masyaf con notizie della tua vittoria. C'è qualcos'altro. Parlamene dunque, o vuoi che ti legga la mente? Cosa credi che volesse da quegli sventurati? Che gradissero gli esperimenti che conduceva su di loro? Il tuo compito non è chiedere, Altair, ma agire. Non importa che cosa facesse o perché. Conta solo che sia morto. Ma sembrava che credesse davvero di aiutare quella gente. È ciò che hai veduto? No. Ciò che ho veduto non era un luogo di cura, ma di pena. Allora perché ne stiamo discutendo? Io non lo so. Scorda ciò che ho detto. L'ho già fatto. Avanzamento rapido, un ricordo più recente. Aggrappati alle sporgenze se dovessi cadere mentre ti arrampichi. Hai notizie per me, Altair? Garniero di Naplusa è morto. Eccellente. Non potevamo sperare in un esito più propizio. Tuttavia... Che c'è? Egli affermava la nobiltà della sua opera. E a ripensarci, coloro che ritenevamo suoi prigionieri sembravano essergli grati. Non tutti, certo, ma abbastanza da farmi chiedere come riusciva a trasformare i nemici in amici. Coloro che comandano troveranno sempre dei modi per farsi obbedire. È questo che li fa comandare. Quando le parole falliscono, ricorrono al denaro. Quando esso non basta, si avvalgono di cose più basse.
corruzione, minacce e altri tipi di inganno. Esistono piante, Altair, erbe da terre lontane, capaci di distaccare dai propri sensi. È tale il piacere che procurano che gli uomini possano diventarne schiavi. Pensate che fossero drogati? Avvelenati? Sì, se davvero era come mi hai descritto. Erbe. Certo, uno strano metodo di controllo. I nostri nemici mi hanno accusato di fare lo stesso. La promessa del paradiso. Pensano che sia un giardino, pieno di donne e piaceri. Che io vi droghi come faceva Garniero con i suoi, e che vi tenti con le sue delizie. Essi non conoscono la verità. Ed è così che deve essere. Ma se lo sapessero, che ciò che vogliamo è la pace. Non avrebbero più paura di noi, e noi non avremmo presa su di loro. Vai, è tempo di proseguire il tuo lavoro. Hai riottenuto un altro rango e un altro pezzo dell'equipaggiamento. Parleremo di nuovo quando il prossimo sarà caduto. Non lanciate pugnali a casaccio. Spesso non avrete una seconda opportunità per colpire.
Tuez-le!